Autostrada riaperta con 3 ore di ritardo, traffico in tilt questa mattina con la 12 ancora chiusa verso le 9, mentre doveva riaprire alle 6 nel tratto tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Pronti a chiudere Rapallo ai mezzi pesanti, le continue chiusure notturne della 12 potrebbero spingere il sindaco Carlo Bagnasco alla drastica decisione. Danni all'ambiente, 4 denunciati a vario titolo, titolari di imprese, edili e professionisti, 2 attività di controllo messe in atto dai carabinieri forestali di Rapallo. Buonasera dal TG Tigullio, traffico in tilt questa mattina sull'Aurelia, questo perché il tratto autostradale tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, che doveva riaprire alle 6 del mattino a causa lavoro, è stato riaperto alle 9, cioè con 3 ore di ritardo. Non è la prima volta che accade, era già successo il 30 gennaio scorso con code all'alba tra Rapallo e Recco. Anche qua il tratto autostradale doveva aprire intorno alle 6 del mattino, invece era riaperto alle 7. Ma vediamo la situazione appunto che si è creata questa mattina. Il tratto autostradale tra Chiavari e Rapallo verso Genova doveva riaprire alle 6, invece alle 9 era ancora chiuso. Perché? Un cantiere in A12 che doveva essere chiuso alle 6 di stamattina rimane invece aperto fino alle 9 come comunicato da Società Autostrade. Traffico sull'Aurelia in tilt questa mattina con diversi camion riversati sulla viabilità ordinaria. Il comandante della Polizia Municipale di Chiavari ha fatto trasferire i mezzi pesanti su una corsia al lato monte di Viale Casman fino alla riapertura dell'autostrada, avvenuta, come detto, con 3 ore di ritardo. In A12 si sono registrati ingorghi dopo le 9, soprattutto nel tratto tra Sestri Levante e Chiavari. Lungo l'Aurelia la situazione invece è tornata alla normalità quasi subito. La regione intanto rende noto che, su proposta dell'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, è stato istituzionalizzato un tavolo di confronto a cadenza mensile tra Regione Liguria, ASPI, Confindustria, Autorità di Sistema Portuale, imprenditori e associazioni di categoria degli autotrasportatori. Questo per limitare invece i disagi causati dal previsto stop, salve deroga, ai trasporti eccezionali che scatterà in base al piano di cantierizzazione che ASPI ha attivato per le verifiche tecniche sulle tratte di competenza. Va in escandescenza per l'attesa prima di essere visitato, lancia un porta ombrelli contro la vetrata del banco e la danneggia. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante, giunti sul posto, hanno identificato un uomo di 48 anni di Chiavari, già gravato da precedenti penali, che era andato in collera all'interno dell'area accettazione del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Continuiamo a parlare delle chiusure notturne in autostrada, perché il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, è pronto a vietare il transito in città ai mezzi pesanti. La situazione dei viadotti e le continue chiusure notturne dell'A12 e delle altre autostrade sono stati gli argomenti del COV, Comitato Operativo per la Viabilità, convocato dalla Prefettura di Genova su istanza del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, cui hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni regionali di ANAS e di Società Autostrade per l'Italia. Società Autostrade si è resa disponibile ad un dialogo a fronte della situazione di criticità che si è venuta a creare e che si protrarrà per il prossimo periodo, dice Bagnasco. Comprendo a mia volta quanto hanno spiegato gli esponenti di Autostrade, soprattutto riguardo la necessità e le tempistiche degli interventi straordinari. Tuttavia, visto il periodo molto complesso che va a profilarsi e non solo per Rapallo, ho chiesto la predisposizione di un piano di emergenza della viabilità. In estrema ratio, il Comune potrà ricorrere all'emissione di ordinanze per vietare il transito nel centro abitato di Biligio o altri mezzi pesanti di grandi dimensioni. A Chiavari i carabinieri della compagnia cittadina hanno proceduto all'arresto di un 64enne di Lecce, gravato da pregiudizi di polizia, abitante in città, eseguendo così un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Genova. L'uomo deve scontare una condanna a 2 anni e mezzo di reclusione per ricettazione e guida in stato di ebbrezza e ovviamente adesso è agli arresti domiciliari.
E adesso continuiamo a parlare di infrastrutture. C'è stato un incontro tra il sindaco di Sestri Levante, Valentin Achio, e il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Traversi. Si è svolto ieri in comune a Sestri Levante l'incontro tra il sindaco della città dei Due Mari, Valentina Ghio, e il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roberto Traversi. Ghio ha esposto le questioni infrastrutturali emergenti a partire dal ripristino urgente da parte di autostrade delle barriere fonoassorbenti nel tratto vicino a Santa Margherita di Fossalupara, recentemente eliminate per ragioni di sicurezza. Il sindaco di Sestri ha inoltre espresso preoccupazione per l'eventuale prolungamento dei tempi del cantiere ANAS sull'Aurelia, chiedendo di fare il punto per accelerare gli interventi. È stato affrontato il tema dei fondi legati alla progettazione degli interventi migliorativi della viabilità intorno al casello autostradale di Sestri, inserito nel bando del MIT, l'assegnazione della concessione autostradale. Ha espresso apprezzamento a questo percorso e ribadito la volontà dell'amministrazione di partecipare al tavolo di confronto per sviluppare gli interventi necessari insieme agli altri comuni coinvolti sul tema della strada 523. Ghio parla di incontro proficuo e concreto. Sono stati trattati anche temi collegati alla prevenzione del dissesto, in particolare riguardo al percorso di messa in sicurezza dell'area del torrente Petronio. E a proposito di traversi, grazie ai cospicui investimenti messi a disposizione dal Ministero, la fotografia della situazione odierna sul territorio ligure, in particolare della variante 523 del Colle di Centro Croci, riporta un quadro decisamente migliore rispetto a quello degli anni scorsi. A dirlo, come detto, il sottosegretario alle infrastrutture Roberto Traversi dopo un incontro con ANAS e i sindaci del territorio. Sono già stati ultimati due interventi per un totale di 420.000 euro. Sono stati appaltati di prossimo avvio quattro interventi di risanamento del piano variabile per un investimento complessivo di 4.300.000 euro. Ed in fase di progettazione ci sono tre ulteriori interventi di risanamento delle opere d'arte con una copertura finanziaria che ammonta a 8 milioni e mezzo di euro, dice ancora Traversi. Era necessario attivare una seria pianificazione ed una tempestiva progettazione dei lavori, anche per recuperare il gap manutentivo accumulatosi nel tempo. Siamo consapevoli che c'è ancora tanto da fare, conclude il sottosegretario. Valuteremo le proposte dei sindaci con attenzione. Danni all'ambiente, quattro denunciati a Rapallo e Camogli, l'operazione dei carabinieri forestali di Rapallo. Due situazioni sotto controllo e quattro persone denunciate all'autorità giudiziaria a vario titolo, titolari di imprese edili e professionisti. E questo è il bilancio di due attività di controllo messe in atto dai carabinieri forestali di Rapallo. Un uomo di 55 anni è segnalato all'autorità giudiziaria per aver allestito all'interno di un'area privata a Rapallo un deposito di rifiuti speciali in assenza delle autorizzazioni richieste dalla legge. Le sanzioni in questi casi vanno dai 6 mesi a 2 anni di arresto e ammende da 2.600 a 26.000 euro, oltre all'obbligo del ripristino dei luoghi nello stato precedente. A Camogli, proprietari di un terreno situato in area tutelata, il titolare di un'impresa edile ed un professionista sono stati segnalati per aver eseguito lavori in assenza di autorizzazione per la realizzazione di un piazzale ed aver alterato lo stato dei luoghi. Per questi fatti, il comune di Camogli ha sospeso i lavori. È un uomo di 41 anni residente in Sardegna ad aver messo in vendita su un sito internet specializzato una scheda video per computer del valore di 350 euro che un 39enne di Casalza Ligure allora aveva acquistato versando la somma pattuita. A quel punto il venditore non ha però consegnato la merce e dopo la querela sporta dal Casalzese, i carabinieri appunto nel paese della Val Petronio sono risaliti all'uomo denunciandolo per truffa. E andiamo a Sestri perché si inventa di aver patito un incidente e di non essere stato soccorso da chi lo aveva investito, ma non era vero nulla. Ha raccontato un incidente mai avvenuto, forse perché la sua caduta dalla bicicletta poteva essere legata al consumo di droga o alcol, ed è stato denunciato. Protagonista della storia, un 23enne di Sestri, soccorso nella serata del 18 gennaio in via Fasci a seguito di una caduta nella quale aveva riportato un trauma cranico e alcune fratture per una prognosi di 30 giorni.
Il ragazzo ha raccontato di essere stato investito da un'automobile il cui conducente si sarebbe dileguato. Si è però rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici richiesti dal personale del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna su indicazione dei carabinieri della compagnia di Sestri Levante. E i militari hanno potuto verificare però con le telecamere di videosorveglianza che l'incidente era avvenuto in maniera autonoma. Il giovane dunque è denunciato per simulazione di reato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. E concludiamo con questa notizia. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla protezione civile e infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha approvato il piano strade 2020. La regione prevede di spendere poco più di 2 milioni di euro per la messa in sicurezza di strade comunali dissestate. Nel nostro Tiguglio, o comunque nell'entroterra, anche sono tre i comuni che riceveranno finanziamenti. A Rezzuaglio arriveranno 51.000 euro per le strade di Codorso e Pian Domestico, 47.000 euro a Tribogno per la strada di Pian dei Preti e 43.000 euro il contributo per San Colombano Certenoli, dove sono previsti lavori in località Castelletti. Con questa attività quando è che hai cominciato? Io praticamente ho iniziato da bambino, prima i miei genitori, i miei nonni, poi i miei fratelli e poi piano piano crescendo ho preso l'attività in mano io. Il vostro ciclo è mucca vitello in pratica? Sì, vacca vitello, partorisce in inverno, da dicembre ad aprile e poi mano a mano che hanno partorito poi le mandiamo al pascolo. Grazie al gruppo La Fenice, a tutti i suoi collaboratori che hanno voluto testimoniare con questo video la transumanza di Santo Stefano d'Aveto. Allora, questa è una transumanza che è nata così per caso, così per gioco, è diventata per Santo Stefano una cosa molto importante. Grazie alla famiglia Monteverde che con tutti gli altri collaboratori, con la Speta, col Comune, porta avanti questa tradizione. L'anno scorso, cioè, abbiamo avuto un afflusso di gente notevole, quindi proprio, cioè, non sapevamo dove mettere le macchine, quindi è stata una giornata bellissima anche dal punto di vista meteorologico, quindi sicuramente sarà un video bellissimo da vedere e da gustare. Quindi io vi ringrazio ancora ed ora gustiamoci questo bel video, perché io ho visto un po' il trailer, quindi si vede già che è una cosa bellissima, quindi una cosa spontanea, naturale, quando si vede Pietro parlare, con gli dice ti viene la pelle d'oca. Però io quando arrivo a Santo Stefano che vedo tutta quella gente mi viene da piangere. Immagino. Tutti gli anni però, no, non è che, eppure è tanti anni, adesso sono 17 anni. Ci troviamo sul Monte Crociglia, uno dei rilievi tra i più panoramici dell'intero Appennino piacentino. A risuonare dal richiamo un po' per volta, dapprima adagio, poi sempre più velocemente, le mucche arrivano e si radunano vicino a Pietro, che altrettanto velocemente inizia la discesa. Io fallo finito. ho cantato ieri, non ho le voci. Niente, canti stasera. Steve è stato protagonista come Pietro, è la mascotte di Santo Stefano d'Aveto. Ognuno dei turisti lo conosce, quindi è proprio un cane che... No, è come a me. È come me. In tutti i sensi proprio. Grazie veramente di essere qui presenti a vedere il vostro, che poi è vostro, il vostro lavoro, insomma, portarlo avanti anche per così tanto tempo. E logicamente avere un successo sempre maggiore, al di là che l'anno scorso poi è stata una cosa grandissima proprio per il tempo, che ha portato veramente tantissima gente alla manifestazione, ma penso che anche in altri periodi, che tra l'altro
sapevo che di questa cosa, ma che non, dicevo prima che non siamo potuti venire, ma anche in, c'è stato il periodo che ha nevicato, sì, nevicato quindi sì, c'era sì, lo stesso della gente. Sì, 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 no? Il nostro, questo Pennino, Ligure, Piacentino, noi bazzichiamo, noi siamo, vabbè, siamo di Piacenza, però comunque siamo in mezzo sempre fra lo Zovallo e il Tomarlo e quindi scavalchiamo anche la, la regione, la provincia per essere qui con voi. Certo, è un grande piacere. Gli alpini certamente, lo facciamo sempre, lo facciamo perché non solo in questa occasione, sì, cioè, anche nelle altre occasioni si danno tanto da fare per... soprattutto a livello culinario, diciamo. Nei prati appena fuori a Torrio, le mucche vengono radunate per una sosta che consente un breve riposo alla mandria e diventa il punto d'incontro con il pubblico che festante partecipa all'evento. Passa il confine dell'Emilia, entrando in Liguria. La marcia della mandria si fa più lenta e stanca mentre sale verso il passo del Monte di Mezzo. Tutti gli anni è sempre un'emozione sempre più forte. Poi senti il rumore dei campanacci. Sì. La pelle d'oca. È musica. È una musica. Te bianca, te, 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 te bianca, te, te. Il progetto del video Mi hai voluto bene nasce appunto dalla formazione professionale, da un'idea avuta con i ragazzi della formazione, diciamo per poter esprimere attraverso il video quello che era la parola che meglio rappresentava, diciamo, l'opera di Don Nando, che era l'accoglienza, no? In questo video vi è una carrellata di quelle che sono state le opere del Don, quindi la costruzione di San Salvatore, tutti i centri, le attività che venivano fatte con i ragazzi, l'accoglienza appunto che i ragazzi ricevevano quando in un periodo dove non c'era nulla, l'unica cosa che potevano fare appunto dove la fame era grande, dove c'erano tante necessità, Don Nando li accolti. È nato così un pochino parlando anche di questa cosa con i ragazzi, appunto è nato questo video. La voce narrante appunto racconta, abbiamo pensato appunto a uno di un ragazzo che raccontasse, un ragazzo che molto probabilmente ci sarà stato, sarà esistito sicuramente, racconta appunto la sua vita, no? La sua vita prima e dopo essere stato accolto da Don Nando, no? Come e racconta appunto quello che era per lui il significato dell'accoglienza, quello che era prima, di come si sentiva prima e come si è sentito dopo. La cosa bella secondo me è che all'interno di questo video ci sono tanti, l'abbiamo anche fatto apposta, diciamo, ci sono tanti richiami a quello che era il suo pensiero, no? Il pensiero della libertà che abbiamo, come lui diceva sempre, la libertà che abbiamo cercato di dare ai ragazzi, la libertà anche di sbagliare, la libertà anche di tornare. E quindi è un, diciamo un insieme sia di ricordi ma anche di un qualcosa che rappresentasse il volere, l'idea del Don. Mi sono sempre chiesto che cosa volesse dire accogliere. Fin da quando ero piccolo pensavo che quando la mamma e il papà invitavano qualcuno in casa, accogliere era restare sulla porta e prendere il loro cappotto. Crescendo mi sono limitato a ignorarla e considerarla solo un mucchietto di lettere sulla bocca di qualche benpensante. Quando sono iniziati i miei problemi mi sono rinchiuso ancora più in me stesso. Pensavo che nessuno mi volesse aiutare, mi volesse vicino, insomma, mi volesse bene. Passavo tutto il tempo a cercare di convincermi del fatto che tutto intorno a me volesse escludermi. Ero diventato talmente diffidente che rifiutavo anche il più misero sorriso o gesto
di tutti quegli individui che per me erano solo sagome vuote che vagavano in mezzo a tutto il nero che mi circondava. La mia luce intorno al buio, al viso di un omino gracile di fisico, ma che dava l'idea di un'imponente forza d'animo, che un giorno ho incontrato nel mio girovagare, senza una meta. Quello che mi colpì quel giorno furono i suoi occhi. Loro parlavano più di mille concetti, parole, e mi trasmettevano una sensazione di calore e di sicurezza, come quando da bambino, giocando ai giardini, mi strusciavo le ginocchia e correvo da mia madre piangendo. Sentivo l'abbraccio mite della sera e, quando stremato dai miei ricordi, mi concedevo, seppur brevemente, al sonno. Quel piccolo uomo era riuscito in un attimo a farmi provare ciò che rincorrevo affannosamente da tutta la vita. Ho iniziato a frequentarlo, gli sono stato vicino e ho cambiato piano piano il mio modo di vedermi nel mondo. Non avevo nulla, ma lui, per la prima volta, ha creduto in me. Nel momento di crisi mi ha lasciato libero, facendomi capire che lui c'era, ma solo io avrei dovuto volermi farmi abbracciare. La cosa che mi colpiva di più era il suo modo di ascoltare. Per la prima volta sentivo che c'era qualcuno a cui interessasse veramente quel fiume di emozioni che si rincorrevano e contorcevano dentro di me. Penso che se oggi dovessi dire che cosa è l'accoglienza, direi che è amore, impegno e libertà. Ora lui non c'è più, ma vedo ogni giorno, passando lì davanti, tanti piccoli uomini che ha accolto con amore, dando una speranza a chi forse non avrebbe mai pensato di averla. Previsioni meteo per domani, domenica 9 febbraio. L'avvicinamento di una saccatura atlantica sulla Francia determina l'instaurarsi di un flusso meridionale nei bassi strati, che favorisce un progressivo aumento della nuvolosità più compatta sul centro Levante, dove sono possibili deboli precipitazioni nella seconda parte della giornata. Venti tra deboli e moderati in prevalenza settentrionali al mattino. Dal pomeriggio rotazione dai quadranti meridionali in rinforzo, con locali raffiche fino a 50-60 km orari da sud-ovest sulla costa di Ponente. Mare in aumento, ha mosso da Ponente in calo a Levante, poco mosso nel corso del pomeriggio. Umidità su valori alti. Temperature previste sulla costa tra i 8 e i 13 gradi, nell'entroterra tra i 3 e i 10 gradi.